direttamente, che vedremo i ragazze e ragazzi protagonisti. Allora, avevamo invitato Francesca Lamantia, che ha coordinato la parte di storytelling con voi ragazzi. Purtroppo Francesca vive e lavora a Palermo, anche lei è docente di italiano e latino, quindi non ha potuto raggiungerci. Francesca, che è una scrittrice, una sceneggiatrice, una regista cinematografica teatrale, ci ha mandato un video che dura 2 minuti, e vediamolo e sentiamo la sua testimonianza. Salve, io sono Francesca Lamantia e mi sono occupata di curare il progetto Ciò che è la Costituzione per la realizzazione dei cortometraggi che avete visto oggi pomeriggio fatti dai ragazzi. E per me è stato un onore curare questo progetto perché è un progetto che attraversa il tempo e lo spazio. È un progetto che parte dal passato, con la collaborazione con l'AMPI, con la testimonianza dei partigiani, con i ricordi, arriva al presente, i nostri alunni con la Costituzione, e loro sono il nostro presente ma sono il nostro futuro, e per migliorare quello che c'è ancora oggi e le cose che oggi non vanno abbiamo bisogno di loro, perché la Costituzione non è una carta morta, diceva Calamandrei, ma una carta che noi dove possiamo trovare il sangue dei partigiani che sono stati nei campi di concentramento, impiccati nei campi, torturati nelle carceri. Ed è una carta viva che ancora oggi viene tradita, così come le morti sul lavoro. L'articolo 1 che hanno curato i ragazzi sulle morti sul lavoro è molto importante, perché la Repubblica è fondata sul lavoro, ma oggi questo non viene rispettato. L'articolo 11, come l'Italia ripulì la guerra, e oggi i nostri alunni sono impegnati nel vedere le guerre del mondo, come in Ucraina e in Palestina. È molto importante questo progetto, è un progetto che ha portato i ragazzi alla ricerca storica, all'elaborazione grafica, a un prodotto multimediale, facendo crescere le competenze culturali di cittadinanza e di espressione, per rendere i cittadini attivi e responsabili per un futuro sostenibile. E credo che curare questo progetto per me sia stato molto importante, perché mi ha insegnato a essere tramite tra l'AMPI, tra i ragazzi, e devo ringraziare tantissimo le docenti che hanno collaborato per la realizzazione di questo video e di questi video che sono frutto e prodotto della creatività e dello studio degli studenti, per cui grazie va a loro e alla Fondazione Franceschi che mi ha concesso questo privilegio. Arrivederci a tutti. Allora, io chiamerei qua la scuola di Pometo con la professoressa Alessandra Orsi, la terza D, quindi vi ritocca di nuovo alzarvi. Chiamerei anche qua Michela Ballerini dell'AMPI di Zavattarello, che ha seguito insieme con i ragazzi. Benissimo. Allora, penso che se volete presentare, chi è che presenta il lavoro? Allora, buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della classe terza D della scuola secondaria di Coliverti. Vi diamo il benvenuto a questo evento finale del progetto CIAC, la Costituzione. Siamo qui oggi per condividere con voi il frutto del nostro lavoro, parola che ci ha guidato nella realizzazione del video. Questo progetto è stato possibile grazie anche al contributo di Michela e di Laura dell'AMPI per averci dato la possibilità di conoscere Luchino Dal Verme, uno dei protagonisti della Resistenza attraverso filmati e racconti. Un grazie particolare anche a Francesca Lamantia, che ci ha accompagnato nella fase di pianificazione e realizzazione del prodotto, fornendoci preziosi consigli. Un grazie anche ai nostri docenti che ci hanno motivato e supportato. Ora vi spiegheremo brevemente le diverse fasi del nostro lavoro. Allora, inizialmente abbiamo condiviso l'articolo 1 della Costituzione con l'aiuto di Francesca Lamantia,
concentrandoci sulla parola lavoro, anche evidenziando come la vita del partigiano Luchino del Verme sia legata a questo aspetto. Poi ci siamo posti la domanda se l'Italia sia effettivamente una repubblica fondata sul lavoro, poiché quasi tutti i giorni i telegiornali e i giornali riportano le morti bianche, ovvero le morti sul lavoro. Quindi non abbiamo voluto esprimere il nostro pensiero, ovvero garantire a tutti un lavoro, ma che sia sicuro. Ora vi lasciamo alla visione del video, grazie mille per l'attenzione. Grazie, grazie. Allora vi accomodate e noi sentiamo. Luchino dal Verme. Luchino dal Verme nacque a Milano il 25 novembre 1913 da una famiglia aristocratica. Successivamente divenne comandante della divisione Antonio Gramsci. Egli accettò di comandare dei partigiani comunisti nonostante lui non lo fosse mai stato. Infatti, quando gli proposero di guidare una divisione, gli fu naturale dire di sì. Il comandante Maino, così si faceva chiamare, si dimostra un buon capo maturo e saggio. Egli non espone mai a rischi eccessivi la vita dei suoi uomini. Nel dopoguerra si dedica all'azienda agricola di famiglia situata a Torre degli Alberi, che tuttora fornisce lavoro a molte persone. Successivamente muore il 29 marzo 2017 all'età di 103 anni. Complimenti alla terza D, davvero molto bravi. Adesso chiamerei i ragazzi e le ragazze di Ponte Nizza con la professoressa Chiara Marchese, seconda B, e Carlo Schiavi dell'AMPI di Val di Nizza. Ah, eccolo qua. Arrivati, vi passo il microfono e così. La nostra scuola aderita al progetto Chakra Costituzione, promosso dalla Fondazione Franceschi di Milano e l'AMPI Val di Nizia. L'iniziativa promuove la legalità e la conoscenza della nostra carta costituzionale attraverso la realizzazione di un video scolastico interamente realizzato da noi alunni. A gennaio abbiamo avuto un incontro con la signora Francesca,
La registra che ci ha offerto preziosi consigli, aiutandoci ad organizzare le idee, attraverso una stretta da seguire e strutturare il nostro lavoro, fino ad arrivare alla completa realizzazione del video. All'esperienza particiana vissuta sul territorio dai fratelli schiavi e dalla Volante. Si è deciso di affrontare il tema della guerra tra Israele e Palestina per sensibilizzare sui conflitti internazionali e promuovere la pace. Abbiamo iniziato a cercare immagini relative al conflitto, con un focus particolare sulle vittime innocenti come bambini e ragazzi, per evidenziare l'impatto devastante della guerra e per meglio comprendere che bene esprime le emozioni e le esperienze vissute dalle persone coinvolte nella guerra. Ultimato il nostro lavoro di ricerca, abbiamo cominciato a registrare le varie letture e successivamente siamo passati ad inserire le diverse immagini. In ultimo è stata aggiunta la colonna sonora. Dopo un periodo di lavoro intenso e gratificante che ci ha arricchiti, ci ha consentito di conoscere episodi legati alla lotta di resistenza al fascismo e dell'oppressione, senza dimenticare che nel mondo ci sono ancora in atto terribili guerre, valorizzando i principi della Costituzione. Il video è finalmente stato ultimato e pronto per essere condiviso in occasione dell'evento finale. La classe seconda e terza B ringrazio per l'attenzione. Grazie, complimenti e adesso se vi accomodate così vediamo anche, prendiamo visione del vostro filmato. I fratelli schiavi, dopo l'8 settembre, sono degli sbandati. Si nascondono in cascine nella zona di Sant'Albano, il loro paese natale, per non essere catturati. Finita la latitanza, costituiscono la Volante, che nasce nel giugno del 1944, dall'incontro di tre coppie di fratelli, schiavi Rossi e Caminada. La Volante era nata con l'intento di acquisire armi e vettovaglie da distribuire sia al comando di Zavattarello, sia alla popolazione locale. È un gruppo indipendente che decide le azioni da intraprendere in modo autonomo. A Gaza siano morti circa 5.000 bambini. Inoltre sono moltissimi i bambini e ragazzi che sono rimasti feriti e hanno subito mutilazioni. Tutti sono vittime di traumi fisici e psicologici. Soffrono la fame e la sete. Gravissima è la situazione negli ospedali dove mancano cibo, medicine e antibiotici. Nella mia pelle. I miei sentimenti per la Palestina sono come i miei sentimenti per te. La tua perdita è un disastro che non può essere sostituito. Ghassan Kanafani. Grazie. Io vorrei sottolineare che questi filmati sono proprio frutto del lavoro delle ragazze e dei ragazzi, anche tutto il montaggio è stato fatto da loro, quindi diciamo che è stato un lavoro enorme che hanno veramente svolto.
Quindi adesso chiamerei la scuola di Vazzi con la professoressa Silvia Giacobbe e Fiorenza Lanfranchi dell'Ampi, seconda A. Si espongono nel dettaglio come abbiamo proceduto, come hanno proceduto, quali sono le difficoltà che hanno incontrato e quali gli aspetti positivi di questa grande esperienza. Prima di passare la parola a loro, io volevo associarmi ai ringraziamenti alla Fondazione Franceschi per questa opportunità che hanno dato all'istituto scolastico, soprattutto ai ragazzi, di sollecitare la loro creatività e soprattutto di mettersi alla prova con le competenze di cittadinanza attiva. Francesca Lamantia, che non c'è, però ci ha seguito passo passo nella ideazione e nella preparazione dello storytelling, e l'Ampi di Vazzi, soprattutto nella persona di Fiorenza Lanfranchi, che la vorrei qua, siamo amiche. Fiorenza è un po' il punto di riferimento del nostro territorio e anche del mondo scolastico, perché è sempre presente per promuovere e difendere i valori della nostra Carta Costituzionale. Quindi grazie a Fiorenza che ci ha passato il materiale, potevamo scegliere tra la storia di Monello oppure la storia di Dina. Abbiamo scelto quest'ultima perché volevamo dare una voce femminile e quindi ricordare con Dina tutte le donne che hanno dato un contributo fondamentale alla lotta partigiana. Ora i ragazzi erano pronti, ma si sono emozionati e vogliono leggere, la sapevano, li lasciamo leggere. Il lavoro è stato impegnativo e ha chiesto diverse ore per la sua realizzazione. Abbiamo lavorato per lo più in classe e ci siamo suddivisi i compiti in questo modo. Siamo partiti dalla lettura del libro di Maria Trazzi, intitolato Dina racconta. In questo testo l'autrice ha raccolto i ricordi di Dina Croce, una donna straordinaria che noi non conoscevamo. Con l'aiuto della professoressa abbiamo scelto i passi più significativi. In particolare quelli che spiegano il periodo in cui Dina è vissuta. Lo ricordiamo in apertura del video. Ultima di tre maschi e tre femmine. Era nata nel 1922, l'anno della marcia su Roma. Il 22 settembre di quell'anno migliaia di fascisti si erano diretti verso la capitale, minacciando di prendere il potere con la violenza, e il re aveva così dato a Mussolini l'incarico di formare un nuovo governo. Poi quelli che illustrano l'ambiente in cui Dina è cresciuto. La sua famiglia non parlava di guerra e di politica, soprattutto in presenza dei figli, perché voleva tenerli lontano da quei brutti momenti. E infine quelli che hanno raccontato la sua decisione di diventare staffetta partigiana per tanti giovani, che partiti per la guerra, dopo l'armistizio dell'8 settembre, erano fuggiti in montagna e avevano combattuto per liberare l'Italia dal nazifascismo. Abbiamo letto poi l'articolo 11 della nostra Costituzione, nel quale, con un verbo molto forte, ripudia, viene scritto nero su bianco che l'Italia condanna la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Lo abbiamo quindi trascritto a inizio e fine filmato per ribadire le parole che usa la stessa Dina: la guerra è un mostro. Purtroppo le guerre in corso nel mondo sono ancora troppe. Ne abbiamo quindi scelta una, il conflitto russo-ucraino, che abbiamo rappresentato attraverso le immagini e le parole toccanti di alcune donne e poetesse ucraine. Tra le tante trovate in rete abbiamo scelto quelle che ci hanno maggiormente emozionato e che abbiamo cercato di recitare immedesimandoci loro. La fase finale è stata quella di montare tutto insieme, le musiche di sottofondo, una per il racconto partigiano e una per il conflitto russo-ucraino, le immagini, quelle abbinate alle parole di Dina e le altre per le poesie delle donne ucraine.
Le nostre voci forse la parte più difficile perché abbiamo provato più volte prima di arrivare alla registrazione ideale, senza papere e intonazione giusta. Il bilancio di questa esperienza? Impegnativa ma senz'altro positiva. Abbiamo imparato cose nuove che non conoscevamo. Attraverso la drammatizzazione di fatti accaduti in un passato non lontano, siamo riusciti a interiorizzarli e comprenderli meglio. Quindi, no alla guerra e no alle armi. Sono nata in Casa Croce il 23 settembre 1922, anno della marcia su Roma. Ultima di tre maschi e tre femmine, mi chiamarono Dina, un nome breve e veloce, quasi volesse rispecchiare il mio futuro carattere. In famiglia non si parlava mai di politica e di guerra. I discorsi erano cauti e bisbigliati tra mamma e papà, lontano dalle nostre orecchie curiose. Vollero preservare da quei brutti momenti il più possibile. Noi eravamo giovani, si aveva una gran voglia di vivere e di buttarsi alle spalle i problemi e i dispiaceri. Tutti però dovevano essere fascisti, volenti o nolenti. Mio padre, che non si era mai interessato di politica, un giorno prese le difese di un giovane e fu duramente colpito a bastonate. Perché tanta cattiveria? Mi chiedevo pensando a come i fatti della guerra stavano segnando il mio territorio, già martoriato da tante partenze di giovani uomini costretti a un conflitto che non avevano voluto, che non capivano che era arrivato loro addosso, quasi senza provviso. Tanti giovani erano dispersi su più fronti, poco equipaggiati e talvolta allo sbaraglio. Altri erano fuggiti in montagna per mettersi in salvo, non condividendo quanto stava accadendo. Pativano la fame, allora io mi buttai a capofitto a produrre ciambelle, torte e pane per aiutare come potevo chi stava combattendo per la libertà. I partigiani avevano bisogno di una staffetta e conoscendomi bene mi chiesero se me la sentivo di arruolarmi tra le loro fila. La mia età, il mio aspetto adolescenziale, il mio coraggio, unite a una buona dose di incoscienza, mi consentirono di diventare staffetta partigiana addetta ai collegamenti tra il comando di zona presso Zavattarello e il comando regionale a Milano. E qui iniziò l'avventura Dina, attraverso le tortuose strade che dalla pianura lombarda portavano all'Alto Oltrepò, 105 km per scendere a Milano e 105 per ritornare a Zavattarello. Fu un periodo difficile, voglio ricordarlo alle nuove generazioni perché non avvenga mai più una guerra. Sì, io riderò a dispetto delle mie lacrime, canterò canzoni ad alta voce nel mezzo delle mie sventure. Avrò speranza, avendo contro tutte le probabilità. Io vivrò, andatevene i tristi pensieri. Preparandomi per andare al lavoro, mi sorprendo improvvisamente a chiedermi che non sia il caso di indossare orecchini più semplici. Se oggi qualcuno li muore, cosa farò? Una sciocca, indifesa, arrabbiata, in lacrime, con addosso queste cose allegre, con addosso queste cose colorate. Guardate, 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 qui, qui, giace l'indicibile, pesante come il cadavere di una persona cara, lungo come la notte quando bombardano. Afferrate l'indicibile, sotto le sue braccia intrise di sangue, trascinatelo, lasciate tracce, che al mattino queste tracce rosse possano essere viste da lontano. La guerra è un mostro! Grazie. Adesso chiamerei la scuola di Zavattarello con la professoressa Claudia Romeda, la classe terza C, insieme a Laura Bramè dell'Ampi di Zavattarello. Buon pomeriggio a tutti, siamo i ragazzi della terza C. Vi voglio raccontare la nostra esperienza nel creare il video che vedrete tra poco, che abbiamo creato per il progetto Ciao la Costituzione.
al quale ha aderito la nostra scuola. All'inizio eravamo un po' preoccupati perché non sapevamo di preciso da dove cominciare e come fare un video interessante su questo argomento così complesso. Abbiamo deciso di fare un video in stile documentario, con il racconto della vita del partigiano Ciro, ripresa direttamente davanti al suo monumento commemorativo. E per fare questo abbiamo dovuto raccogliere molti documenti sulle geste eroiche dei partigiani che ci sono stati nelle campagne dietro casa nostra durante la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo girato le riprese in una mattinata freddissima di gennaio, nella giornata della memoria. Abbiamo scelto questa data per due motivi. Il primo perché coincideva con un sabato di rientro e la mattina dovevamo comunque passare a scuola. E in secondo luogo perché la giornata della memoria per noi andava legata alle persone che hanno fatto una scelta molto coraggiosa e che in molti casi sono state persone dei nostri paesi che spesso tornano nelle storie che ci vengono raccontate da bambini. Abbiamo montato il video con l'aiuto della nostra insegnante di italiano. Siamo stati molto precisi nel selezionare le immagini e nel cercare di trasmettere le emozioni che provavamo parlando di argomenti così importanti. Alla fine il video è venuto bene e siamo stati molto orgogliosi del risultato, soprattutto perché era la nostra prima volta come registi e attori. È stata un'esperienza fantastica che ci ha fatto capire quanto sia importante conoscere la nostra Costituzione e ricordare il coraggio e la determinazione dei partigiani che hanno lottato per la nostra libertà. Spero che il nostro video vi possa piacere e incuriosire sulla storia di Ciro come interessato e ispirato a noi. Questo è il cibo di Carlo Barbieri, detto Ciro. Lui da ragazzo impara a lavorare la terra, ma continua lo stesso a leggere e a studiare. Nel 1938 si trasferisce con la famiglia a Alba, dove acquistano una trattoria e lui impara a fare il locatore. Lavorare alla locanda gli permette di migliorare le sue capacità oratorie. Qualche anno dopo si iscrive al Partito Comunista Italiano e inizia così il suo attivismo politico. Con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Ciro viene arruolato in artiglieria. Durante un periodo di licenza, Ciro conosce Pietro Ingrao, ricercato dalla polizia e noto antifascista. Dopo la fine dell'armistizio, Ciro e i suoi commilitoni lasciano la caserma per tornare a casa. Durante il viaggio di ritorno, viene accompagnato dalle storie di Ciro Menotti, noto patriota dal quale prende il nome di battaglia. Il regime fascista introduce la pena di morte per i disertori e Carlo si decide di entrare in clandestinità. Per proteggere la sua famiglia, esce nel suo rapimento. Durante la clandestinità, Ciro viene nominato commissario politico e comandante al giorno. Proprio durante la clandestinità che incontra Durante la liberazione, Ciro venne scelto per guidare i 12 partigiani. Sono gli stessi che ad Ongo dovranno giustiziare i gerarchi fascisti. Ciro, dopo la guerra, si trasferirà a Casa Marchese e qui morirà il 4 novembre 1984. Ad oggi rimane il cippo commemorativo. Sono veramente belli, impostati in un modo professionale quasi,
ma soprattutto hanno unito due aspetti fondamentali, la storia del territorio con la scelta di un articolo della Costituzione. Quindi è stato fonte di una grande riflessione da parte di voi e vi ringrazio, ringrazio le docenti, ringrazio le ragazze e ragazzi di questo lavoro molto importante e spero che vi rimanga una traccia. Penso proprio che mi rimarrà una traccia anche per il futuro.